Sicuramente in questi ultimi anni abbiamo registrato un ritorno alla montagna significativo soprattutto da parte dei più giovani. La fascia degli under 35, che è quella che poi è interessata dai nostri progetti, dai campus Restart Alpe e Restart Up, è la fascia in assoluto più presente e nella maggior parte dei casi abbiamo registrato che si tratta di una presenza femminile piuttosto importante. Oltre il 40% delle nuove imprese che nascono in montagna vedono una conduzione o comunque una significativa partecipazione da parte delle donne. Il bilancio dei nostri campus Restart Up e Restart Alp è sicuramente un bilancio di tutto rispetto. Abbiamo avuto più di 100 studenti che si sono avvicendati. Abbiamo un tasso di riuscita che è sopra il 30%, quindi sono nate più di 30 imprese che realmente operano nei loro territori. Per loro c'è sempre un dato importantissimo di appartenenza al territorio e di, in qualche modo, rivitalizzazione di questi territori. Campus Restart Alp si posizionano in assoluta continuità con l'esperienza iniziale di Restart Up. L'impegno di Fondazione Garrone per lo sviluppo dell'Appennino e il rilancio dell'Appennino è un impegno molto, molto importante. Lo facciamo sicuramente e continueremo a farlo attraverso il sostegno alle giovani imprese. È importante che sappiano dialogare e collaborare con le imprese che già ci sono e sappiano anche partecipare e pensarsi appunto come degli attivatori di rilancio sociale.